Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti in questo nuovo episodio di 30 libri in un mese, dove mi baso su questa tabellina qui e ogni giorno vi consiglio un libro in base al giorno in cui siamo arrivati. Oggi il giorno 14 mi pare, ho dei dubbi sul giorno comunque. Oggi parleremo di un retelling delle storie, come si dice in italiano? Fairy tales? Insomma, delle storie per bambini classici, le fairy tales. Sapete tutti cosa sono? Qualcosa come La Bella e la Bestia, che è quello di cui andremo a parlare oggi, perché credo che infatti l'unico retelling che abbia mai letto di un fairy tale sia A Court of Thorns and Roses, che in italiano è Una corte di rose e di spine, di Sarah J. Maas. Questo libro infatti nasce come un retelling della Bella e la Bestia, perché abbiamo la nostra protagonista, che si chiama Feyre, se non sbaglio, la quale stava cacciando e uccide un essere, spero di dire la trama giusta, che non doveva uccidere. Ho veramente dei ricordi confusionari su questo libro, e siccome ha ucciso questo essere, viene imprigionata da Tamlin, che è il capo di una corte di questi fei, che sarebbero delle fate, suppongo. Magari chiedo la traduzione a qualcuno che l'ha letto in italiano. E come vedete è praticamente la trama della Bella e la Bestia, perché nella Bella e la Bestia il padre di Belle in realtà ruba una rosa e Belle è costretta a vivere con la bestia. Per quanto riguarda il libro in sé, quando l'ho letto mi era molto piaciuto, ho fatto anche una recensione, forse, se mi ricordo ve la lascio nelle schede, e gli ho dato credo 4 stelline e mezzo, perché mi era veramente molto piaciuto. Però ammetto anche che forse sono stata un po' presa dall'hype, perché lo stavo comunque leggendo e commentando insieme a una persona che l'aveva molto amato, e quindi forse mi sono fatta prendere un po' dall'hype, tanto che infatti adesso non mi ricordo neanche bene di cosa parla. Ho provato a leggere il secondo libro, ma ero in super reading slump e quello mi ha fatto venire ancora di più il reading slump. Non so se in realtà finirò mai la trilogia, penso di sì, perché sono una di quei tipi di persone che tende a finire le cose quando le inizia. Però ecco, diciamo che non so se questo libro vale la pena di essere letto, perché appunto la mia opinione è ancora molto vecchia e ancora presa dall'hype. Cazzo guardi tu, c'era una tipa che mi guardava perché mi stavo filmando, è normale filmarsi. C'è un retelling che mi piacerebbe tantissimo leggere, che ce l'ho anche in cartaceo, che si chiama Tiger Lily, che è un retelling di Tiger Lily di Peter Pan. Credo sia la storia dal suo punto di vista, però ancora non l'ho letto e sicuramente quello lo leggerò in futuro, perché Peter Pan, come sapete, è una delle mie storie preferite, cartoni preferito, faccio la tesi sull'autore di Peter Pan, quindi assolutamente devo leggere quel libro. Però per il video di oggi è tutto e ci vediamo domani per un altro video.